giorno importantissimo per la città di Crotone. Vedere e assistere alla demolizione di ruderi che, per capirci, nei giorni scorsi li hanno visti centinaia di velisti che hanno partecipato all'International Carnival Race, non era certamente bello. Questa è la prima fase. A seguire sarà fatta una nuova caratterizzazione del sito e della falda, e da questa vedremo un po' che tipo di bonifica potrà e dovrà essere realizzata. Noi punteremo di comune accordo con l'autorità di sistema portuale, come abbiamo già fatto nell'ambito delle conferenze di servizi che abbiamo fatto nella sede comunale, dicevo, punteremo a una bonifica integrale. Vedremo se ci saranno le condizioni per ottenerla, e da qui la restituzione di questa fondamentale area alla città di Crotone. Adesso inizieranno i lavori sul Porto Vecchio di riqualificazione, oltre 3 milioni di euro di investimenti. Se ci mettiamo anche la piscina CONI, che sarà realizzata con i fondi dei CIS, insomma, stiamo parlando di una parte della città che sarà integralmente riqualificata, e questo è importantissimo perché vedremo veramente il cambiamento di Crotone. Sindaco, i tempi per la conferenza dei servizi quali sono? Guardi, noi non perderemo tempi. Adesso è stato già concordato il cronoprogramma per la caratterizzazione del sito. Bisogna attendere i risultati per capire in che direzione poi bisogna andare sulla bonifica. Sì, oggi sono iniziate fisicamente gli abbattimenti, e a seguire, finiti gli abbattimenti, che stimiamo in 20-30 giorni, ci saranno le nuove perforazioni per completare la caratterizzazione di tutto il sito, caratterizzazione che avrà, diciamo, valenza agli atti perché condotta in contraddittorio con ARPACAL. E ora ci stiamo preoccupando di rendere quest'area pronta per il futuro. E l'impegno è massimo, e io più che uffici ci vedrei attività collegate a quello che c'è intorno, che sono il centro storico della città, il castello, ma anche il porto, tutti e due i seni, perché si affaccia sia sul seno del Porto Nuovo che del Porto Vecchio e traguarda l'orizzonte al mare aperto. Adesso sul porto ci sono aperti vari cantieri, la rifioritura della Mantellata, l'area di Istmo. È stato mandato in conferenza di servizi il progetto esecutivo per il rifacimento del Porto Vecchio, a riprova del fatto che, diciamo, ci stiamo preparando perché l'area Sensi diventi un po', come dire, il salotto della città, e quindi nei prossimi mesi riqualificheremo tutto ciò che c'è intorno all'area Sensi. Non potendo intervenire sull'area Sensi, si è deciso di dire vabbè, ma intanto quello che c'è intorno cominciamo a riqualificarlo, una riqualificazione tanto semplice quanto però condotta con materiale di pregio. Infatti la principale componente sarà il granito della Sila, e questo intervento interesserà l'area dove siamo ora, quindi la parte conclusiva di via Michelo da Ripe, via Molo Porto Sud, la congiunzione col Molo Foraneo e il Molo Sud, che per intendersi è dove viene fatto lo sbarco della cerimonia mariana estiva. Quanto è l'investimento complessivo per il porto? Ma guardi, ora i numeri, a me non mi piace parlare di soldi perché indipendentemente dagli stanziamenti, per poterli spendere servono i progetti, e quindi secondo me è chiave l'attività progettuale, e quest'anno verrà avviata progettazione praticamente con tutta l'interezza di ciò che è previsto dal piano regolatore per il porto, e alcuni interventi vengono fatti, quello che citavo prima della riqualificazione del Porto Vecchio sono 3 milioni, la rifioritura della Mantellata 2, il prolungamento del Lanternino 7, e oggi stesso tra mezz'ora affido il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto elettrico, del nuovo sistema di illuminazione, e quindi insomma ci sono tante cose che stanno andando avanti, ma io focalizzerei, sono meno soldi, ma quelli per le progettazioni sono quelli più strategici.